Due personaggi importanti a presentare questo convegno su chirurgia e rianimazione, il professor Di Saverio e la professoressa Principi, qualcosa che va a dare visibilità al nostro territorio, perché bisogna far sapere quello che succede e quelle che sono le prospettive future. Sì, è un congresso di cui siamo particolarmente orgogliosi, perché insomma ho iniziato l'attività il 1 agosto 2021 e adesso questo è un po' una prima pietra che mettiamo nel lavoro fatto con un congresso che sarà multidisciplinare, quindi chirurgia ma anche l'anestesia e rianimazione, ma anche con note sull'oncologia, sulla proctologia. È anche un coinvolgimento degli infermieri, che credo sia una categoria molto importante e sia con cui sia noi della chirurgia e sia i colleghi anestesisti e rianimatori hanno un contatto quotidiano. E ci saranno poi anche, interverranno molti esperti, sia dalla Regione Marche e Regione Umbria il giovedì pomeriggio e sia il venerdì anche dall'estero. Ci saranno diversi europei, alcuni in presenza, alcuni in collegamento, inglesi, olandesi, finlandesi e anche molti colleghi che vengono, come il primario San Raffaele, che vengono da Milano, dal nord e da altre città italiane. Noi lavoriamo in sinergia, quindi il chirurgo senza l'anestesista non può lavorare e viceversa, quindi noi partecipiamo nella sessione proprio tra l'altro della chirurgia d'urgenza, del trauma, quindi una sessione anche molto particolare e molto importante che riguarda quindi tutti i medici, infermieri, chirurghi, anestesisti, quindi in generale tutte le categorie. Quindi siamo ben felici, ospitiamo anche nella nostra sessione colleghi che provengono ad esempio da Napoli, un mio collega che è un noto personaggio, insomma, che si occupa di trauma, di sanguinamenti, di coagulazione, abbiamo colleghi da Bologna. Quindi sicuramente è un multidisciplinare bello, completo, che porterà lustro alla città, ma anche un miglioramento, perché è un confronto con professionisti dello stesso o di più alto livello.